Al centro del trittico, in programma alla Scala dal 19 aprile, spicca Symphony in C di George Balanchine, in cui vengono esaltate la purezza classica e le meravigliose geometrie nei quattro movimenti che compongono la Sinfonia di Bizet. La nostra étoile Roberto Bolle sarà in scena in questo balletto per quattro recite. È un nuovo debutto per te, Roberto, con un maestro del Novecento che tu ben conosci. Sì, esatto. Devo dire che Symphony in C è un capolavoro di Balanchine ed è un balletto che ho sempre visto, non ho mai avuto la possibilità di danzare e mi ha sempre affascinato. È veramente un gioiello, è un gioiello del repertorio del Novecento, non solo di Balanchine ma di tutto il repertorio. E è vero che, come spesso accade nei balletti di Balanchine, sono le donne le vere protagoniste di questo balletto. Gli uomini hanno un ruolo inferiore, però ho veramente voluto far parte di questa produzione perché amo questo balletto, la musica, la concezione, la genialità dei passi, come è costruito proprio questo balletto. Quindi ci tenevo a farne parte perché è veramente un'ispirazione che mi piaceva, piace a me prima che al pubblico, credo. E come stanno andando le prove? Bene, devo dire la mia partner Nicoletta Manni, con la quale oramai ho una grande esperienza, un grande feeling, diverse produzioni, tanti gala insieme, diversi dal classico al contemporaneo direi, e ci troviamo molto bene, quindi non abbiamo alcun problema, è sempre un grande piacere lavorare con lei, c'è un'ottima atmosfera in sala, quindi non vediamo l'ora di andare in scena. E ti rivedremo poi sul nostro palcoscenico anche a maggio con Svetlana Zakharova per una prima assoluta, progetto Handel di Mauro Bigonzetti. Una creazione quindi su musica barocca che prenderà forma proprio qui alla Scala. Esatto, e questo è un altro bellissimo appuntamento direi, per la seconda volta la possibilità di fare una creazione qui alla Scala con Mauro dopo Cenerentola, quindi oramai abbiamo imparato a conoscerci, quella era la prima volta che lavoravamo insieme, adesso invece ci conosciamo meglio, abbiamo iniziato a lavorare in sala. Le prove, devo dire, stanno andando molto bene. Adoro la musica, che per me è veramente una scoperta, quella di Handel, sonorità meravigliose, e il lavoro con Mauro è sempre di grande ispirazione. È bello avere qualche cosa che lui fa su di me, stiamo veramente cercando movimenti molto molto interessanti, e poi per la prima volta con lui e Svetlana Zakharova, quindi con Svetlana anche lei grande partner, grande feeling, però in qualcosa di così contemporaneo non ci eravamo forse mai addentrati, quindi sarà qualche cosa di assolutamente inedito per tutto il pubblico che è abituato a vederci nei grandi classici come l'ultimo appunto Giselle o i balletti come Manon, quindi più romantici, ma mai in qualcosa di così contemporaneo e moderno come questa creazione. Benissimo, allora un grande in bocca al lupo, in attesa di avere il piacere di vederti ballare in Symphony in C e in Progetto Handel. Grazie, crepi il lupo.